Buongiorno a tutti, siamo qui riuniti per rivedere il nostro protocollo di chirurgia toracica, di analgesia in chirurgia toracica. E ringrazio tutti i chirurghi che sono presenti, oltre che i colleghi che sono a casa. Spero questo possa essere un momento di confronto e di spunto per migliorare le nostre tecniche e condividere le opinioni anche con loro che ci aiutano e sono presenti in sala operatoria con noi. Dove siamo? A che cosa siamo arrivati e dove vogliamo andare? Partiremo dalle linee guida pubblicate negli ultimi anni per discutere poi in seconda fase il nostro protocollo. 2019, ultime linee guida ERAS della Società Europea di Chirurgia Toracica. Parliamo e focalizziamo, loro focalizzano, diciamo, sull'uso dell'anestesia loco-regionale e degli adiuvanti nella prevenzione, nel trattamento del dolore toracico acuto post-operatorio e quindi anche nella prevenzione del dolore toracico cronico post-toracotomia, che è di fatto un'entità che noi anestesisti gestiamo poco perché non vediamo tanti pazienti nel post-operatorio nel cronico, però diciamo che sappiamo essere ben presente e ben definita come dolore neuropatico e che purtroppo su cui possiamo intervenire prevalentemente nella fase pre e intraoperatoria per evitarne la genesi. Raccomandazioni invece italiane del 2020. Gruppo Consensus, gruppo di chirurghi e anestesisti, quindi Società Italiana in Chirurgia Toracica, di anestesia, quindi Siarti, nella fattispecie Piccioni, che è il primo operatore, il primo nome di questa consensus, sono le linee guida della dette PACS, Perioperative Anesthesia Care in Thoracic Surgery. Anche loro si focalizzano sulle tecniche di analgesia, inquadrando tutto diciamo, come analgesia multimodale, tutto quello che possiamo fare e che possiamo mettere nel calderone per evitare il dolore dei nostri pazienti e gestire al meglio l'analgesia intra e perioperatoria. Si focalizza su anestesia loco-regionale fatta preemptive, quindi prima dell'incisione chirurgica, prima che insorga il dolore, prima della genesi dell'insulto infiammatorio, chirurgico, traumatico sui tessuti che poi contribuisce al dolore, e l'uso di adiuvanti quali chetamina, magnesio, dexmedetomidina o steroidi, quindi desametasone. Ovviamente si raccomanda l'uso dei FANS, associazione di paracetamolo e FANS, quindi diciamo ketoprofene o ketorolac o ibuprofene, quello che è, di cui però non c'è evidenza nell'uso preemptive come si faceva una volta, quindi di fatto si limitano praticamente al post-operatorio, e non nessuna evidenza purtroppo ancora in chirurgia toracica per l'uso preoperatorio e post-operatorio di gabapentinoidi, quindi farmaci che sono raccomandati per la gestione del dolore neuropatico, del dolore post-operatorio, da tutte le linee guida. Soprattutto però purtroppo in altre chirurgie, tipo chirurgia vascolare e altre. Abbiamo ancora, diciamo, delle raccomandazioni in merito alla chirurgia toracica sul tipo di tecnica, sul tipo di tecnica di anestesia locoregionale in chirurgia toracica, scusate. La peridurale toracica rimane il gold standard, ma limitatamente agli interventi open, quindi le toracotomie, le sternotomie, le resezioni costali e della pleura parietale, quindi gli interventi che hanno un'aspettativa di dolore molto intenso nel post-operatorio, intra e post-operatorio. La peridurale toracica viene sostituita, diciamo così, da altre tecniche alternative, la cui, diciamo, prima alternativa sappiamo essere il blocco paravertebrale. Lo vedrete scritto come TPVB, che significa Thoracic Paravertebral Block, soprattutto single shot, ma sappiamo anche essere una tecnica adatta all'uso continuo, quindi col catetere post-operatorio. Il paravertebrale è di fatto una tecnica che ha una grossa evidenza e che ha dei risultati paragonabili anche alla peridurale toracica, anche nelle toracotomie, quindi diciamo che nelle toracotomie impreviste, dove non si era messo il cateterino peridurale per scelta, perché non si poteva prevedere, non si poteva sapere, il paravertebrale può essere una scelta di ripiego intraoperatoria,
che dà una efficacia quasi sovrapponibile, quasi paragonabile alla peridurale. Parliamo di altri blocchi. Gli altri blocchi che sono suggeriti sono blocchi poi di fascia muscolare o intercostali, quindi parliamo di ESP block e di intercostali, che però purtroppo hanno ancora delle evidenze, diciamo, più scarse, livello di evidenza B e C, e a differenza invece del paravertebrale con evidenza di tipo A. Nel 2019 ancora Piccioni e Company, quindi Siarti, comunque Società Italiana di Anestesia, per gruppo di studio in chirurgia toracica per le VATS, quindi programma ERAS per le VATS, definiscono con questa flowchart il percorso da seguire nell'approccio all'analgesia in chirurgia toracica. Quindi lo studio preoperatorio parte per definire il tipo di chirurgia e il tipo di dolore atteso. In base a quello si sceglie una tecnica, che è la tecnica che si presenta, si propone al paziente nel preoperatorio. Se il dolore è aspettato, diciamo, previsto, è un dolore intenso, è un dolore riconducibile a un intervento in toracotomia piuttosto che a un altro intervento complesso, come dicevamo prima, va considerata la peridurale toracica in assenza di controindicazioni. In presenza di controindicazioni alla peridurale o in alternativa, in assenza, diciamo, di un'indicazione chiara alla peridurale per il dolore atteso, che probabilmente può essere controllabile con altre tecniche, la prima scelta è il blocco paravertebrale. Se il paravertebrale non è fattibile, si pensa agli altri blocchi e sappiamo che anche nel nostro caso, diciamo, quello che facciamo più comunemente può essere l'ESP piuttosto che loro riportano l'intercostale, che può essere fatto anche chirurgicamente, quindi in visione diretta chirurgica, come lo facciamo con i nostri chirurghi, o anche il blocco del serrato. Parliamo del paravertebrale. Quali sono le evidenze a favore del paravertebrale? Il paravertebrale è un blocco che dovrebbe avere un'efficacia pari alla peridurale toracica ed è molto diffuso. E soprattutto prevede varie tecniche, può essere fatto ecoguidato, blind, ma anche intraoperatorio in visione diretta, quindi il chirurgo stesso spesso, come dicevamo prima, magari in una toracotomia non prevista, può performare il blocco paravertebrale e mettere addirittura il cateterino. E molti centri fanno così, effettivamente. Non è una tecnica scevra da complicanze, sappiamo essere a rischio di PNX, di anestesia spinale totale, se diciamo, si va troppo in profondità, e di posizionamento del cateterino quando diciamo, viene messo il cateterino non è sempre scontato che vada al posto giusto. In chirurgia mammaria, per questo motivo, il paravertebrale è stato, diciamo, rivisto con altre tecniche che vengono riportate come retro laminar block e MTP, che sarebbe definito come blocco dal punto medio verso la pleura, che è una rivisitazione del paravertebrale, cioè se questa è l'anatomia al di sotto dei tre muscoli, quindi al di sotto dell'erettore spinale, che è quello che utilizzeremo invece per fare il blocco ESP, andando verso lo spazio paravertebrale si può iniettare l'anestetico attraverso a cavallo del legamento costo trasverso, che diciamo, permette la diffusione in parte in paravertebrale, in parte all'interno della fascia del muscolo erettore della colonna e quindi permette un blocco che è una specie di paravertebrale ma non ha le complicanze del paravertebrale, è meno profondo ma non permette il posizionamento del cateterino. Allora, secondo quello che abbiamo visto finora, il paravertebrale sarebbe la panacea di tutti i mali, nel senso che tutti in qualche modo riuscirebbero a fare un paravertebrale e andrebbe fatto come prima scelta. Ci sono delle cose, diciamo, che ci fanno pensare che il paravertebrale non sia proprio la scelta giusta per tutti. E in questi anni si è parlato tanto di un blocco, effettivamente, che è un blocco periferico, ma è un blocco profondo. È un blocco profondo talmente vicino al peridurale che, diciamo, per anni si è postulato che fosse un blocco da considerare come un blocco centrale. Effettivamente è ad alta efficacia. Ma sui libri e nelle linee guida c'è una raccomandazione. La raccomandazione è di osservare i tempi di sospensione
degli anticoagulanti anche per il paravertebrale, perché di fatto è uno spazio inaccessibile per la compressione, quindi se c'è un sanguinamento è difficile controllarlo. E effettivamente, essendo molto vicino, diciamo, alla colonna, andrebbe trattato come tale. Queste sono linee guida ASDRA 2018 e parlano di pazienti che fanno l'anestesia loco-regionale, plessi profondi o blocchi periferici profondi, di osservare la sospensione degli anticoagulanti come per i blocchi centrali. Anche NISORA, nel suo sito, che è un riferimento in campo di loco regionale, definisce per il plesso lombare e per il paravertebrale di mantenere le stesse raccomandazioni del blocco neuroassiale. Allora, diciamo che andiamo a parlare delle controindicazioni a questo punto del paravertebrale. Il paravertebrale è controindicato se ci sono disordini di coagulazione, allo stesso modo di una, diciamo, peridurale. In caso di rifiuto del paziente, vabbè, quello è ovvio, in caso di tumori dello spazio paravertebrale e in caso di empiema, perché di fatto andare a mettere un cateterino, pungere nello spazio paravertebrale, andare a mettere un cateterino al di dietro della pleura parietale toracica potrebbe essere a rischio. Quindi, per quanto riguarda ovviamente le osservazioni sulla coagulopatia, noi ci teniamo il nostro protocollo. Per le punture neuroassiali osserviamo le stesse indicazioni che usiamo cioè per il paravertebrale dovremmo usare le stesse indicazioni che usiamo per la puntura neuroassiale. Allora passiamo al blocco dell'erettore della colonna. A questo punto bisogna dire quando, come, perché, chi lo fa, se lo sappiamo fare o non lo sappiamo fare. Abbiamo visto che il blocco ESP è un blocco di fascia facilmente ripetibile, ovviamente meno profondo del paravertebrale, quindi presenta minor rischi, al pari di un'efficacia che sembra simile, che però è ancora in fase di studio. Di fatto è in fase di studio perché l'estensione in paravertebrale dell'anestetico permette, nella maggior parte dei casi, di avere un'efficacia simile a quella del paravertebrale. I confronti sono stati fatti, ci sono parecchi studi in cui è stato confrontato l'ESP col paravertebrale, purtroppo i risultati sono a favore del paravertebrale, e contro invece verso gli intercostali, rispetto al blocco degli intercostali, l'ESP sembra avere una maggiore efficacia nel controllo del dolore post-operatorio in chirurgia toracica. Stiamo ancora definendo però e studiando la migliore dose, la migliore concentrazione, il cocktail di farmaci che va messo nel blocco, se mettere degli adiuvanti, quali adiuvanti. Ci sono delle evidenze a favore della DEX, un gamma pro chilo versus altri adiuvanti per l'estensione del blocco e per l'efficacia in termini di analgesia. Effettivamente, diciamo che siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista, quindi siamo ancora un po' sotto i riflettori, in fase di valutazione per quella che è anche la tecnica anestesiologica di come si realizza, per standardizzare la tecnica con cui viene fatto e anche l'effetto ovviamente del blocco stesso. Questo è uno studio del 2020 su soggetti sani in cui la riproduzione del blocco ESP è stata, diciamo, la diffusione, l'effetto anestetico alla parete toracica è stata studiata e riportata in queste immagini, come lo vedete, con la stessa tecnica, lo stesso blocco ha creato situazioni diverse, alcune più estese alla parete posteriore del torace, che è quasi sempre coinvolta, altre estese anche alla parete anteriore e all'ascella, e altre meno estese alla parete anteriore e all'ascella, che quindi di fatto in chirurgia toracica ci potrebbero creare un disagio nel controllo del dolore del paziente. E questo proprio perché, diciamo, stiamo ancora affinando la tecnica. Anche l'ESP di fatto è descritto che abbia delle complicanze, dei report occasionali di pneumotorace, piuttosto che di debolezza degli arti inferiori, e vabbè, tossicità e priapismo per un effetto di simpaticectomia. Passiamo al nostro protocollo. Diciamo che io non potrò soffermarmi, non lo leggo tutto chiaramente. Abbiamo diviso fase intraoperatoria e pre-intra e post-operatoria. Partiamo dall'intraoperatoria, in cui ovviamente la scelta dell'oppioide per l'induzione, per il mantenimento, non l'abbiamo definita in maniera categorica, abbiamo lasciato
ovviamente spazio alla scelta soggettiva e personale, anche relativamente alla scelta del caso sul paziente a seconda delle comorbidità e delle necessità. Pazienti anziani, pazienti nefropatici e patopatici possono giovarsi di un mantenimento con remifentanil piuttosto che con altri oppioidi. Il fentanyl o il sufentanil possono essere utili all'induzione, visto che non abbiamo pompe TCI per l'induzione con remifentanil. Quello che vorremmo, diciamo, sottolineare è il fatto che la chetamina è un farmaco che può essere utile in chirurgia toracica, come dicono tutte le linee guida, per ridurre la quantità di oppioide che viene fatta intraoperatoriamente. Quindi chetamina all'induzione, chetamina anche in mantenimento, così come alternativa alla lidocaina, che è prevista dai protocolli di chirurgia, diciamo, dell'APS per il dolore intraoperatorio, piuttosto che il magnesio, anche quello in bolo più in infusione. Abbiamo dovuto stratificare gli interventi secondo una previsione del dolore, quindi abbiamo deciso per elaborare il nostro protocollo esattamente come abbiamo detto prima. Quindi in chirurgia toracica abbiamo degli interventi che hanno un dolore previsto lieve e che dura tendenzialmente per le prime 24 ore. Interventi di minima, parliamo di talcaggi, biopsie, drenaggi e quant'altro, prevederanno un tipo di approccio, mentre interventi con un dolore moderato, moderato severo per 48-72 ore, cominciamo a parlare delle toracoscopie operative, quindi le resezioni, le wedge, le lobectomie. Sottolineo che c'è scritto lobectomia non complicata. È ovvio che discernere tra una lobectomia non complicata e una complicata prima ancora di entrare in sala operatoria a volte è un po' difficile, però diciamo su questo a volte ovviamente ci dobbiamo affidare al consulto e al confronto con i nostri chirurghi che sanno valutare il rischio di conversione piuttosto che di prolungamento dei tempi di intervento chirurgico. Diciamo, gli interventi in cui il dolore è stimato come severo o grave, chiaramente sono le esternotomie, le toracotomie con resezioni, pneumectomie, esofagectomie, piuttosto che lobectomie complicate, come vi dicevo prima. Allora definiamo, come abbiamo detto prima, di scegliere la peridurale toracica solo negli interventi in cui sia previsto il dolore moderato grave. Quindi toracotomie già note, dichiarate dall'inizio, lobectomie complicate, in cui il rischio di conversione è molto alto, oppure altri interventi, diciamo, parlavamo di esofagectomia e quant'altro. I blocchi di parete subentrano in tutti gli altri casi e sono l'alternativa, come abbiamo detto, migliore. Ovviamente il blocco paravertebrale sarebbe la prima scelta. Noi, nel nostro, diciamo, piccolo, al momento stiamo preferendo, almeno alcuni di noi stanno preferendo l'ESP. Abbiamo messo dei protocolli per il confezionamento, diciamo, e la guida su quale anestetico utilizzare per standardizzare il modo di lavorare. Non mi ci soffermerò in maniera, diciamo, intensiva, però questo è il protocollo per la peridurale. Ovviamente per la peridurale è raccomandato l'uso degli adiuvanti, che siano oppioidi piuttosto che siano altre molecole. Come vi dicevo, le linee guida parlano di alfa 2, quindi clonidina e Dexdor, anche in peridurale. La morfina, diciamo che l'abbiamo un po' accantonata, però è ancora presente nel protocollo. Il paravertebrale lo facciamo su due livelli, lo facciamo quindi con due punture. Con che dose lo facciamo? Mettiamo degli anestetici, diciamo, più o meno concentrati, facciamo adiuvanti. Abbiamo definito questo anche nelle nostre tabelle. Mi fermerò un po' di più sull'ESP, perché sull'ESP diciamo che abbiamo rivisto un po' forse la condotta. All'inizio nel protocollo avevamo scritto che il single shot su un unico livello era tra T6 e T7, riferendoci diciamo, più o meno all'altezza delle incisioni che i nostri chirurghi prediligono. Di fatto abbiamo visto dalla letteratura, dall'esperienza clinica, che è un po' balzato il livello, almeno a T5, e che già facendo la C a T5 si tende a diffondere verso il basso, a coprire la parete anche addominale, quindi forse bisognerebbe alzare ancora di più il target, oppure fare, come abbiamo indicato, come alcuni di noi hanno già fatto, due punture su due livelli per coprire sia i drenaggi che gli accessi più anteriori, più alti.
L'intercostale è quello che di fatto abbiamo visto spesso associare ai nostri blocchi oppure essere una tecnica rescue, nel senso che laddove non ci sia riuscito per una questione di tempo piuttosto che altro, in molti centri è consigliato fare il blocco intercostale a fine procedura in visione diretta. La tecnica chirurgica effettivamente è abbastanza sovrapponibile, ripetibile e a scarso rischio. Quindi se l'anestesista di sala operatoria lo predilige, ovviamente diciamo che abbiamo definito dall'inizio il fatto che bisognerebbe anticipare il dolore, bloccarlo prima dell'insorgenza, quindi fare una preemptive con l'anestesia locoregionale. È ovvio che il blocco fatto a fine procedura garantisce una maggiore copertura in termini di estensione in tempo nel post-operatorio, ma non copre l'evento chirurgico dell'incisione, che deve essere coperto con qualcos'altro, che sia un'infiltrazione locale dell'accesso chirurgico, piuttosto che una dose un po' più eccessiva di oppioide, tendenzialmente andando verso l'opioid sparing, stiamo ovviamente implementando quelle che sono le tecniche prima dell'incisione, quindi non a favore dell'intercostale, ma più a favore degli altri blocchi. Il protocollo per la fase post-operatoria è quello che definiamo ogni volta in sala operatoria con il chirurgo presente in sala, che definisce la prescrizione in cartella clinica che gli infermieri somministreranno nel post-operatorio. È ovvio che dipende dal tipo di blocco che è stato fatto, dalla necessità più o meno, dalla presenza di un cateterino per l'infusione continua e dal tipo di dolore, come dicevamo, che ci aspettiamo, andrà effettuato un bolo starter di farmaco antinfiammatorio in sala operatoria e da quel punto in poi continuare la ripetizione degli antinfiammatori che sono sempre presenti praticamente in tutto il protocollo, in tutti i casi. Ovviamente il paracetamolo si associa ai vari antinfiammatori a seconda della tolleranza del paziente, delle allergie o quant'altro, si può scegliere di mettere un oppioide debole o per inefficace, quindi per inefficacia dei FANS, quindi il tramadolo, o per inefficacia del blocco, se laddove dovesse essere necessario. E diciamo che abbiamo definito, ma è quello che penso fate più o meno tutti ogni giorno, paracetamolo ad orari, Toradol ad orari, a seconda poi anche del dolore. Se questo è un dolore lieve moderato a sinistra, per un dolore moderato grave, severo grave, abbiamo previsto il protocollo di infusione di farmaco endovenoso in assenza di un cateterino, che sia epidurale o paravertebrale. Al momento abbiamo ancora scarsa, diciamo, dimestichezza, credo, in reparto con i cateterini messi nell'erettore della colonna. Anche quello si può fare, però diciamo che è una cosa che al momento credo nessuno, cioè poche volte sia stato fatto e che non sia ancora stato protocollato come gestione, come infusione, come dose di anestetico. A questo punto dove siamo? Siamo arrivati al futuro. Quello che facciamo l'abbiamo visto, quello che dicono le linee guida, quello che dicevano nel 2019 l'abbiamo visto. Andiamo al futuro. Quali sono le prospettive future? Le prospettive sono tecniche di associazione di blocchi. Allora, già qualcuno di noi per inefficacia dell'ESP, piuttosto che per una maggiore tranquillità, perché siamo ancora nella fase di apprendimento, alcuni di noi non hanno visto la riproduzione di un blocco efficace che copra bene il dolore a fine intervento, fanno associare il blocco intercostale all'ESP fatto preoperatorio. Quindi blocco intercostale a fine dell'intervento associato all'ESP fatto prima dell'incisione. Qualcun altro ha proposto per coprire quel maledetto drenaggio che fa sempre male, che quando si sveglia con l'ESP urlano di dolore perché c'è il drenaggio che gli fa male. È ovvio che è difficile coprire il dolore della pleura viscerale. È difficile coprire diciamo, il dolore della spalla, il dolore riferito dall'irritazione del vago, però l'associazione dei blocchi ci può riuscire, non ci riesce nemmeno in realtà la peridurale a coprire il dolore della spalla, è per quello che c'è il razionale dell'antinfiammatorio o quant'altro, però ESP più serrato possono dare una copertura, come abbiamo visto anche sullo studio che hanno fatto sui volontari, di parete posteriore e anteriore. ESP più paravertebrale, ultima ipotesi. È un po' ridondante perché teoricamente l'ESP dovrebbe andarci in paravertebrale, ma non sempre ci va. E c'è chi ha proposto l'associazione delle due cose per ottenere un'anestesia chirurgica dell'intero emitorace che apparentemente sembra funzioni.
Di fatto sono più punture, più anestetico, questo è da definire, ci possiamo lavorare, però diciamo che possiamo migliorare, soprattutto se almeno come me avete avuto esperienza del fatto che l'ESP non è sempre così riproducibile in termini di efficacia. Poi a volte conta anche la posizione chirurgica, discutevamo l'altro giorno con dei colleghi che c'è chi come me lo fa dopo l'induzione a paziente addormentato. Per evitare un fastidio al paziente che accetta più volentieri la tecnica di loco regionale fatta da addormentato, però diciamo che posizionato con la spalla e sul fianco a volte i piani muscolari ruotano, quindi diventa un po' difficile riuscirsi a trovare con l'ago o riuscire a identificare esattamente il punto in cui si sta iniettando e vedere lo scollamento della fascia piuttosto che andare a finire un intramuscolo un po' più allargata, diciamo così. Concludo con una proposta, girando, cercando, guardando tra varie linee guida e quant'altro, mi sono incuriosito sull'uso della DEX come adiuvante che sinceramente io ancora non ho provato, sapevo del suo uso ma non l'ho mai utilizzata, per l'estensione del blocco, per l'efficacia, sembra essere il farmaco, la panacea, diciamo, per i blocchi di loco regionale. C'è anche chi ci ha pubblicato degli studi di uso intraoperatorio, cioè qualcuno ha dimostrato che sulle VATS un'infusione 20 minuti prima della fine dell'intervento di Dexdor dovrebbe, con la sua capacità, diciamo, di dare in parte analgesia e di gestione, diciamo, sedazione, quindi gestione dell'agitazione psicomotoria, che spesso è presente in questi tipi di pazienti, anche perché sono pazienti oncologici che spesso si addormentano agitati e si svegliano con l'ansia di quello che sarà, diciamo, il loro destino dal punto di vista oncologico, della resezione, se è stata estesa o non estesa, hanno provato un protocollo a definire, diciamo, un'infusione a fine intervento di Dexdor con la quale sembra, rispetto al caso controllo, che l'infusione avviata 20 minuti prima del risveglio riduca l'agitazione e il dolore percepito dal paziente, quindi il comfort del paziente, oltre che quindi in termini anche di NRS, di score di dolore, oltre che di funzionalità respiratoria post-operatoria, perché effettivamente se respirano meglio, hanno meno male, riescono a respirare meglio ed essere più veloci nel percorso post-operatorio. Allora, se proponiamo di rivedere i nostri protocolli con i chirurghi, tra di noi, come volete, per fare diciamo, un approccio loco-regionale che preveda la DEX come adiuvante, possiamo pensare di unire anche le due cose, cioè fare uno studio con l'uso della DEX in blocco all'inizio dell'intervento e consumare, diciamo, il resto della fiala per un'infusione a fine intervento al risveglio, per confrontare effettivamente tra chi fa la DEX e chi non la fa, quanto dura il blocco in termini di estensione e come si svegliano, se si svegliano. Ovviamente spero più tranquilli perché si svegliano sedati dalla DEX, però in termini di complicanze post-operatorie, di agitazione, di dolore, se effettivamente cambia qualcosa sul nostro operato. Questo è quanto.